Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale per questo nuovo glitch, anzi diciamo che non è per niente nuovo, è il solito glitch però fatto in maniera diversa. Allora, per fare questo glitch, il solito glitch, entriamo in una missione. Perché entrare in una missione? Semplicissimo, così non avremo noie con la polizia tutte le volte e altri cazzi, insomma, no? È abbastanza semplice da capire come cosa. In questo glitch c'è un piccolo cambiamento che va bene, a parte la missione potete invitare chi volete, magari se avete garage diversi lo fate in posti diversi, l'importante è che non abbia animazione. E che altro? Una volta fatto questo, insomma, andate in una missione che dovete prendere dal telefonino. Un attimo, mi ero perso le chiavi, intanto me perdo pure io. Vabbè, comunque avviate una missione dal telefonino. Una volta fatto questo, avviate la missione con i partecipanti. In questo caso erano 6, però il glitch lo andrò a fare io e un'altra persona. E una volta avviata la missione, andate e avviate questa missione, mettete il respawn ultima posizione per risparmiare tempo e cazzate varie. Come andrete a vedere, io mi trovo direttamente davanti al garage dove voglio fare il glitch, perché comunque avevo il respawn l'ultima posizione e automaticamente mi trovo qui con l'amico che stava insieme a me, come avete visto, e la sua auto, in questo caso una del torno che andrò a duplicare ripetutamente. Allora, un altro piccolo accorgimento di questo glitch: invece di mettere la macchina nell'angolo, la mettete accostata addosso alle serrande del garage, diciamo, no? Così, in questa maniera, con la porta del copilota, o meglio del passeggero, schiacciata verso l'entrata del garage, e fate mettere al vostro amico accesso al veicolo solo passeggeri, in maniera tale da teletrasportarvi in garage. Quindi in questo caso non servirà più veicolo Pegasus, non servirà nulla che tapperà la cosa, e avremo anche il vantaggio di non avere più sbirri. Poi volevo sottolineare anche un'altra cosa, che facendo in questa maniera, diciamo che il trucco riesce quasi sempre. Dico quasi sempre perché ci può stare anche un piccolo errore, no? Quindi comunque il trucco potrebbe anche non riuscire, però comunque sia diciamo che questa è una buona soluzione. Una volta fatto ciò, prendete il cecchino da tiratore, come faccio io, cominciate a sparare all'auto, fate tutte le varie prove, come avete visto che si teletrasporta, e fatto questo, che siete sicuri di tutto, incominciate a sparare all'auto. Sparate, serve un caricatore di cecchino pesante più o meno per far prendere fuoco all'auto, non di più, perché altrimenti esploderà, insomma, andrà ad esplodere l'auto. Lag, e io ho fatto la cazzata di avvicinarmi, però non è un problema. E niente, se vi avvicinerete troppo al garage, però ecco, l'ho lasciato nel video questa cosa perché comunque vi rendiate conto. Comunque, come dicevo, appena scesi dall'auto, come adesso andrete a vedere nelle prossime duplicazioni, come scesi dall'auto andrete semplicemente a premere triangolo e vi trasporterete in macchina. Adesso vi farò vedere. Andiamo a sparare, non a tirare calci ma a sparare. Una volta che diciamo ha preso con un caricatore, come un caricatore un po' più, insomma, quello che cazzo sia, non lo so, vedete voi, quando via fuoco premete triangolo e automaticamente vi ritroverete in garage con l'auto. Niente di più semplice, non avete sbirri che vi rompono le palle, perché nelle missioni comunque non vi rompono i coglioni, quindi potete fare esplodere tutto quello che volete se magari non vi riesce, o
o fregare addirittura macchine per strada se lo state facendo da soli. Questo potete farlo anche da soli, ovviamente con una, con la propria auto, quindi in quel caso fregherete un'auto per strada e farete il glitch. Allora, qualcuno mi ha detto che il glitch funziona con la Panto, funziona benissimo ed ha anche il bypass. Io pensavo che non lo avesse il bypass dei 45 minuti, invece ha il bypass dei 45 minuti, però solamente se l'auto è presa da un amico, come in questo caso che io prendo la Zentorno, cioè il bypass in pratica, perché è un'auto di lusso. Funziona anche con la Panto, pur essendo un'auto non di lusso, almeno così mi hanno detto. Poi se non fosse così lasciatemelo nei commenti, me lo fate sapere, magari rettifichiamo il video, però dovrebbe essere così. Vi lascio al resto del video così vi rendete conto della facilità del glitch. Un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti.